sono cresciuto in questa valle. Sono andato via che ero già grande, credo avessi 18 anni, per guadagnarmi da vivere altrove. Ma sento di avere le radici tutte qui. Quando sono rientrato, quando sono tornato a casa mia, qualcosa la dovevo pur fare. E la prima cosa che ho voluto fare è stato di vivere questa passione della montagna che ho sempre avuto. Juan Andrea Acquaviva ha raccolto la sfida di trasformare i limiti dell'insularità e di un'economia ristretta in un vero vantaggio, quello dell'originalità e della qualità. Il Niolo, il suo territorio. Un altopiano circondato dalle cime più alte della Corsica ad ovest della città universitaria di Corte. Uno spazio limitato ma assai diversificato. Il suo paradiso se l'è costruito qui, il paradiso degli sport e delle attività a contatto con la natura. Tutta questa montagna al di sopra della cima che si chiama la Paglia Orba, chiamata anche la regina delle montagne corse, è un conglomerato di rocce che si sono saldate tra loro. Questa è una gigantesca caldera. Le caldere sono vulcani che si sono inabissati milioni di anni fa. Alcuni blocchi sono rotolati giù, li vediamo in tutto il percorso. E ce ne sono alcuni di un colore rosso vivo, bellissimo. Il trekking, antico quanto la montagna, da queste parti rappresenta sicuramente un'attività caratteristica, se non la più apprezzata. Ci sono tanti itinerari, come quello che abbiamo fatto oggi per venire ad ammirare questo piccolo specchio d'acqua ai piedi della regina delle montagne corse, la Paglia Orba. Non è poi così impervio, lo possono fare tutti. Quando si arriva qui, si avverte un gran senso di benessere. La scarpinata svela infinite ricchezze naturali. In questo lago puoi vedere come nasce una libellula e questo non si vede da nessun'altra parte. Credo che non rivedrò mai più un paesaggio così. Avete visto le rondini delle rocce? Altro posto, altra attività. Svoltando verso una valle, la natura svela pian piano altri tesori. Un paesaggio mozzafiato che ripaga dello sforzo compiuto. Il semicione corso è una pianta autoctona che cresce solo in ambiente acquatico e che troverete lungo tutto il torrente. Qui trovate questa pianta e più giù ne vedrete un'altra che si chiama il sigillo di Salomone, è rarissima. Dopo le ultime raccomandazioni c'è il grande salto nel vuoto, estasi allo stato puro. Quando sono in vacanza vado sempre in montagna. Mi piacciono anche le immersioni con maschere e respiratore. Ma il canyoning è un'altra cosa. Siamo venuti in Corsica perché amiamo le attività montane. E anche perché è un modo per fare sport in montagna e in mezzo alla natura. Juan Andrea non improvvisa, dietro di sé, lascia come una sensazione di pienezza, di equilibrio e di armonia, un profumo d'avventura che il gruppo avrà tutto il tempo di scoprire. Per poter svolgere la sua attività, la nostra guida ha compiuto degli studi e poi ha conseguito un diploma. È indispensabile. Avete visto bene in che posto ci muoviamo. In genere le persone sono dei principianti che vengono quasi sempre per cercare un momento di benessere. È ovvio che per loro tutto questo non deve trasformarsi in un dramma o in un percorso troppo difficile. È fondamentale essere professionalmente competenti. La guida continua il suo itinerario immerso in questo ambiente fiabesco.
Dalla metà del secolo scorso la Corsica ha pian piano scalato i vertici della classifica degli sport e delle attività a stretto contatto con la natura. Quando un gruppo viene a passare qui più o meno 15 giorni, fa escursioni, canyoning o le altre attività che propongo. È gente che viene a spendere, che compra il pane, che va nei negozi, che va a bere un bicchiere nei bar. E tutto questo genera economia. Credo che nel Niolo, su 100 persone, 80 sono appassionati di trekking e gli altri sono persone che vengono solo di passaggio. 20 anni fa le cose erano diverse. Un Andrea Acquaviva ha ottenuto ciò che voleva grazie al suo impegno e alla sua volontà. Il suo ambiente gli ha permesso di crescere e di ottenere ottimi risultati, ma soprattutto di poter vivere nella terra dei suoi avi.